Su che cosa? Sull'ordine dei lavori, Presidente. Prego, onorevole Lollobrigida. Guardi, intendo esplicitare la nostra posizione che terremo nella riunione dei presidenti di gruppo da qui a poco, perché riteniamo che la voce che sta circolando, per la quale, a fronte della richiesta fatta una settimana fa alla Presidenza della Camera e al Governo di spiegare che cosa stava accadendo e quale il ruolo del Governo nella vicenda della crisi tra Ucraina e Russia, circola la voce che il presidente Draghi non interverrà. Allora io credo sia utile richiamare un fatto che deve essere acclarato. Noi abbiamo un governo che si regge sulla presunta autorevolezza internazionale del presidente Draghi. L'Italia in questi giorni, a fronte di una crisi internazionale che ha visto la Gran Bretagna, che ha visto la Francia, che ha visto la Germania avere un ruolo, è scomparsa. E allora il presidente Draghi dovrebbe venire a spiegare qui in quest'Aula, a questo Parlamento, qual è la ragione per la quale non ha inteso spendere la presunta autorevolezza, perché delle due l'una, o la presunta autorevolezza è presunta, oppure non la sta spendendo e il Parlamento credo ne debba conoscere le ragioni. Non metto in discussione l'autorevolezza, forse discussa e discutibile, del ministro degli esteri Di Maio, ma certamente in una vicenda di questa portata e di questa natura il Parlamento italiano ha il diritto di conoscere il pensiero di colui che sintetizza l'azione del governo tutto e quindi del presidente Draghi. Lo riporteremo nella riunione dei presidenti di gruppo, ma preferivo farlo in anticipo in modo tale da coinvolgere anche le altre forze politiche a una riflessione che non sia umiliante verso le Camere, tentando di escludere la possibilità che chi davvero può incidere su questa vicenda fugga al dibattito parlamentare e soprattutto ad accogliere gli indirizzi eventualmente espressi dalle forze politiche. Grazie, onorevole Lollobrigida.